Il Signore, è il mio servo che io mi sono scelto perché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che io sono. Prima di me non fu formato alcun Dio, né dopo che ne sarà. Io sono il Signore, fuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunciato e ho salvato, mi sono fatto sentire. E non c'era tra voi alcun Dio straniero. Voi siete miei testimoni, dice il Signore, e io sono Dio, sempre il medesimo dall'eternità. Nessuno può sottrarre nulla al mio potere, chi può cambiare quanto io faccio? Così dice il Signore vostro Redentore, il Santo di Israele. Per amore vostro l'ho mandato contro Babilonia e farò cadere tutte le loro sbrane. E quanto ai caldei muterò i loro clamori in lutto. Io sono il Signore, il vostro Santo, il Creatore di Israele, il vostro Re. Amen. Amen. Grazie. A Dio, nostra forza, acclamate Dio di Giacobbe. Intonate il canto e battete il tamburo. Fate vibrare l'arpa e la cena. Suonate la tromba all'inizio del mese, per una luna piena celebrate la festa e una legge per il popolo di Israele, una decisione del Dio di Giacobbe, forma che ha fissato la famiglia di Giuseppe. Allora, nel frattempo che arriva Carmine, poi sarà qui a guidare la preghiera con la musica anche. Allora, qualche parola sui carismi. Allora, il fatto è questo. Dicevo stamattina che noi dobbiamo cercare il Gesù dei miracoli, non il miracolo di Gesù, i miracoli di Gesù. E questo naturalmente vale anche per i carismi. Ecco, noi dobbiamo cercare il Gesù dei carismi, non i carismi di Gesù. Però il fatto è che questo modo particolare di pregare, in modo carismatico, diffuso tra noi cattolici e anche tra gli evangelici, implica la presenza dei carismi. Per cui, ecco, il rinnovamento dello Spirito non è che esiste perché sono i canti belli. Il rinnovamento dello Spirito non è che è un gruppo, diciamo, come tutti gli altri. Ecco, lo specifico di questo gruppo all'interno della Chiesa è che questo gruppo è chiamato a risvegliare i carismi, a riscoprire questo modo particolare di preghiera e di adorazione che c'era nei primi decenni della vita della Chiesa, che poi per tanti secoli è stato come dimenticato, meglio, più che dimenticato, diciamo così, è stato relegato solamente a quelli che facevano una vita ascetica, per cui noi alcuni carismi naturalmente li ritroviamo nella vita dei santi. E allora, per esempio, Sant'Antonio, no, si racconta che aveva il dono della bilocazione, San Francesco Saverio che predicava e tutti lo ascoltavano nella loro lingua, Sant'Ignazio di Loyola che era ieri, che aveva anche il dono delle lingue, i doni di guarigione, no? Che hanno avuto tanti santi, però non era un fatto del popolo di Dio, era come un privilegio riservato a pochi. Invece, se noi leggiamo nella Sacra Scrittura, noi vediamo che i carismi non sono un privilegio di pochi, ma sono un fatto, attenzione, quasi comune, anzi comune nella vita della Chiesa. Per cui se San Paolo nelle sue lettere ricorda l'importanza di vivere bene
e in ordine la vita carismatica, vuol dire che era un fatto tipico delle comunità, di tutti quanti, non era solo del capo della comunità oppure di quel santo lì o di quell'altro eremita lì. Era un qualche cosa che riguardava tutta la comunità. E allora, però, qual è la cosa importante da fare? Se così è, se la vita carismatica appartiene all'ordinario della vita della Chiesa, allora noi non dobbiamo avere nessuna paura di chiedere il carisma, perché non è un gesto di superbia chiedere il carisma, perché è una richiesta d'aiuto, non un gesto di superbia. Quando noi chiediamo i carismi, in realtà preghiamo per la comunità, perché un carisma aiuta tutta la comunità. Se c'è uno che prega in lingue, tutta la comunità è edificata dal dono delle lingue. Se c'è uno che ha il carisma di guarigione, tanti malati sono aiutati nella loro malattia. Non solo, ma la fede viene accreditata, perché se nel nome di Gesù guariscono delle persone, vuol dire che questo nome è realmente esaltato, non oltre la morte, al di sopra dei cieli. Così se uno ha il carisma della liberazione, quindi libera le persone, no? O se ha la capacità di fare discernimento, quante volte noi non sappiamo che pesci pigliare, no? Quale scelta dobbiamo fare nella nostra vita? Tante volte. Ma se c'è il discernimento degli spiriti, arriva con certezza la via che noi dobbiamo percorrere. Per cui lo dicevo già stamattina, non è un gesto di superbia chiedere i carismi se è accompagnato dalla retta intenzione, nel modo più assoluto. È vero che poi quando uno ha dei carismi e li esercita, li deve esercitare sempre in comunione con i pastori, no? Nell'ordine. E non è mai un fatto personale il possesso di un carisma. Però di per sé chiedere i carismi non è un passo azzardato di superbia, ma è un'opera di carità per la comunità, perché carisma deriva dalla parola charis, charis vuol dire grazia in greco, per esempio Ave Maria piena di grazia, Ave piena di grazia si traduce caere che caritomene, caritomene, no? Caere che caritomene. Caris vuol dire grazia. Carisma, invece carisma, in latino carisma, in greco carisma, vuol dire un dono per la edificazione della comunità. Quindi carisma deriva da caris. Carisma è un dono per la edificazione della comunità. Non è per se stessi, ma è per gli altri. Ed è importante capire che l'efficacia dei carismi è direttamente proporzionale, come dicevo stamattina, all'intensità della croce. Perché nelle opere di Dio non si costruisce nulla senza la sofferenza. E i discepoli del Maestro crocifisso devono portare a loro volta la croce. Per cui, quando uno chiede un carisma, assolutamente non chiede onore, non chiede potere per se stesso, chiede aiuto e potere per la comunità e deve prepararsi a portare la croce. Allora noi dobbiamo chiedere i carismi. Che cosa ci deve accompagnare quando chiediamo i carismi? Ci deve accompagnare la fede, cioè sapere che il carisma esiste veramente. Dici, ma può esistere un carisma che guariscono i malati? Certo che esiste.
Per esempio, uno dei carismi più strabilianti è quello della profezia numerica, no? Che uno prega per una persona e gli arriva una citazione in mente, però tu non sai quale citazione è. Per esempio, arriva Romani 14,4 e tu non sai cosa c'è scritto. Poi vai a leggere e capisci che è una risposta all'intenzione di preghiera per cui tu pregavi. Il dono delle lingue. Dici, ma è possibile che escono, ma possibile che escono quei doni? Ma capisci? Ma è possibile che escono questi suoni inarticolati, questi bisbigli dalla bocca? Che significato hanno? Hanno un significato che tu doni anche la tua preghiera a Dio, e quindi la tua preghiera, la tua libertà a Dio la indirizza come vuole. Tu ci metti la preghiera, ma Dio la porta dove vuole. Il carisma dell'interpretazione, la profezia, no? Allora, uno, se chiede i carismi, deve credere che i carismi esistono realmente, che non sono fantasie. Li deve desiderare con tutto il cuore. Deve desiderare. E deve avere un grande amore per la Chiesa, per la comunità. E Dio risponderà. Dice, ma perché a uno arriva un carisma, a uno arriva un altro? E come per i talenti naturali, non sappiamo perché. Ecco, possiamo anche pensare che c'è una predisposizione naturale, c'è una sapienza di Dio, no, nel dare, ma comunque non riusciremo mai a trovare il filo preciso, perché a uno viene il carisma della guarigione, a un altro il carisma della sapienza. Come dice, perché Rosaria sa dipingere e Margherita sa cantare? Non lo sapremo mai. Dio, a partire dalla sapienza di Dio, quando saremo davanti a lui, gli chiederemo. Però ecco, senza una vita carismatica autentica, non esiste un gruppo vero del rinnovamento, esiste un'azione cattolica con i canti belli. Ma non sono i canti belli che fanno il gruppo del rinnovamento. Il gruppo del rinnovamento è fatto dai carismi. Ci devono essere i carismi. Attenzione, l'essenziale non sono i carismi. È Gesù vivo. Però se c'è Gesù vivo, i carismi ci devono essere. Allora, 1 Corinzi 12. Riguardi ai doni dello Spirito, cari miei fratelli, non voglio lasciarvi nell'ignoranza. Voi sapete infatti che quando eravate pagani, vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli idoli, muti. Perciò io vi dichiaro, nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito può dire Gesù è anatema. E nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito. Allora, la prima opera che fa lo Spirito Santo qual è? Farci credere che Gesù di Nazareth è Dio. Che Yahweh è Gesù di Nazareth. Yahweh Shua, che Dio salva in Gesù di Nazareth. Gesù, Yeshua, sarebbe Yeshua. Un diminutivo di Yahweh. Shua significa salvezza. Quindi Gesù significa salvatore, cioè Dio eterno salvo. Quindi che Gesù è Dio. E nessuno può pronunciare che Gesù è Dio se non sotto l'azione dello Spirito. Poi vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di attività, ma uno è solo il Dio che opera tutto e in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune, quindi a ciascuno è dato un carisma. A
uno infatti per mezzo dello spirito viene il linguaggio della sapienza, a un altro quello della conoscenza, a uno nello stesso spirito la fede, a un altro il dono delle guarigioni, a un altro il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di discernere gli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Vediamo di capire qualche cosa. Che cos'è? Che cos'è il dono della sapienza? Che cos'è? Allora, la sapienza è il comprendere in modo saporoso le verità di Dio e saperle trasmettere in modo saporoso. Che vuol dire? Vuol dire che uno conosce Dio e sa comunicare Dio. State seduti, si prende una sedia istruzionale. Questa è la sapienza. Quindi la sapienza è la conoscenza circa le cose di Dio. Allora uno conosce il mistero della Trinità, il mistero dell'incarnazione, conosce i sacramenti, conosce l'azione dello Spirito Santo, tutte queste cose. Non solo le conosce, ma le sa comunicare agli altri in modo efficace. E vedete, non dipende dallo studio. Certo, uno se le studia le cose è come se avesse la materia prima in mano, no? Però il prodotto finito ce l'ha per un dono di Dio e uno può saper comunicare anche senza aver studiato, può sapere delle cose anche senza aver studiato. Ieri abbiamo festeggiato San Ignazio di Loyola. San Ignazio di Loyola diceva che non è la quantità del sapere che sazia l'anima, ma è il sentire, il gustare nell'anima certe cose. La conoscenza, il carisma della conoscenza, è conoscere situazioni umane. Non è necessario essere psicologi, ecco, per conoscere delle situazioni umane. Non è necessario o non basta essere intelligenti per conoscere alcune situazioni umane. Delle volte lo Spirito Santo ci fa conoscere delle situazioni senza che noi le intuiamo per vie naturali. Questo avviene anche in modo miracoloso delle volte, no? Quando uno per esempio sa una cosa che sta avvenendo nell'assemblea. Ricordo io quando andai all'incontro dei sacerdoti, eravamo tanti sacerdoti, c'era pure Salvatore Martinez. Però che cosa successe? Ecco, quello porto una testimonianza mia, ma per la gloria di Dio, dicevo, non è nessun vanto, nessuna superbia, che sono doni di Dio, sono gratuiti. A un certo punto io vidi che un sacerdote che era brasiliano, che era lì, aveva qualcosa dentro il naso. E vedevo che questo qualcosa si ritirava, si rimpicciolì. Allora mi venne il dubbio, devo dirlo, non devo dirlo, è una fantasia mia, è un fanatismo mio. Vabbè, dopo la preghiera io chiamai il piacere, sono un sacerdote del Sud Italia, io vengo dal Brasile, cioè, insomma era del Brasile. Dico, scusate, vi devo chiedere una cosa, ma avete qualcosa nel naso? No, io ho un tumore sotto. Dico, il Signore ti ha guarito. Gli dissi sì. Allora, questa si chiama conoscenza, dono di scienza. Perché il Signore mi fece capire, per via non naturale, perché non è che io avevo fatto l'attacco, avevo fatto mi fece capire, né io pensavo a quella persona, che ce ne eravamo tanti sacerdoti,
Porto un esempio mio non per esaltare me stesso, ma per dire come funziona, per incitare la vostra fede. Quindi il dono di sapienza è quando uno capisce le cose di Dio e le sa comunicare. Il dono di scienza è una conoscenza nella luce di Dio di situazioni particolari di persone, e non è che gliene insegna qualcuno o ce le insegna qualcuno, arrivano, tac, come si accende la lampadina. A uno nello stesso spirito la fede, attenzione, qui la fede come carisma non è la fede virtù teologale, no? Voi ricordate che quali sono le virtù teologali? Fede, speranza e carità. La fede come virtù teologale non è la fede come carisma. La fede come carisma è quando Dio ti affida un compito particolare per un determinato tempo, oppure riguardo a una determinata cosa. Per esempio, quando Monsignor Dalle Nocche ha fondato la Congregazione delle Discepole, oppure quando Sant'Ignazio ha fondato i Gesuiti, eccetera, ha avuto un dono di particolare di fede. Solo per quella cosa aveva una certezza che gli veniva proprio da Dio, dallo Spirito. Quando uno deve fare una cosa che Dio vuole, ma c'ha tante difficoltà contro, delle volte Dio dà questo carisma, che è solo per un periodo, è solo per una cosa, non è per sempre, che rafforza riguardo a quella cosa la fede. Non la fede che noi crediamo in Dio, crediamo nelle verità della fede, ci fidiamo di Lui, eccetera, no. È proprio una cosa particolare, per dire, se uno deve formare un gruppo di rinnovamento in una parrocchia in cui ha tutti i compiti ed è volontà di Dio che deve essere formato quel gruppo, allora Dio può dare questo carisma della fede. A un altro, nell'unico spirito, il dono delle guarigioni. Vedete qui come è al plurale, l'unico carisma che viene detto al plurale, non dice dono di guarigione, ma dice dono di guarigioni, perché le guarigioni possono essere di vario tipo. C'è la guarigione spirituale, la guarigione interiore, la guarigione psichica. Per esempio, anche ci sono dei sacerdoti che hanno un carisma particolare di guarigione circa la depressione. Oppure io conosco un sacerdote della provincia di Latina che ha un dono particolare nel pregare, nel guarire la sterilità. Per cui quando lui prega per le coppie sterili, il 90% ha il bambino, quello con la bambina. Ci possono essere guarigioni miracolose o veri e propri miracoli. Di solito la guarigione è l'accelerazione di un procedimento naturale. Non so, faccio l'esempio. Se uno si rompe il braccio, no? Se si mette il gesso, dopo un mese guarisce. Però se invece di mettersi il gesso non si mette niente, dopo un minuto, dopo che una persona ha pregato, ha guarito, allora quella è una guarigione. Non è però una guarigione miracolosa, è una semplice guarigione. Perché guarire il braccio non è impossibile, ma è solo un velocizzare un processo naturale. Invece se per esempio uno, come è successo anche ad alcuni santi, no? Anche si vede qualche filmato, uno risuscita un morto, per dire, no? Oppure prega per una persona che ha il cuore completamente dilatato, sta per morire e il cuore guarisce, quello la scienza non è capace di fare. E allora quello è un miracolo. Quindi le guarigioni possono essere varie di guarigioni interiore dalla depressione, guarigioni dalle paure, guarigioni dalle ferite dell'infanzia, per dire, guarigioni
che riguardano la genealogia, guarigioni fisiche, e queste possono essere miracolose o non miracolose. Ecco perché c'è al plurale. A uno è dato il dono delle guarigioni, a uno il potere dei miracoli. Allora, delle guarigioni possono essere miracolose o no? Invece i miracoli possono o non possono essere guarigioni. Per dire, la moltiplicazione dei panni è stato un miracolo, ma non è stata una guarigione. Quando Madre Speranza aveva bisogno di soldi, no? Andava a pregare e tornava col grembiule pieno di soldi. Dice, ma questo è andato in chiesa, non l'ha da prendere. Era un miracolo. Oppure arrivava, doveva pagare una cambiale, per dire entro domani. Domani mattina arrivava uno e portava con l'assegno la cifra esatta di cui aveva bisogno. Ma pensate anche l'ultimo miracolo, per dire, che è stato approvato di un santo, aspetta, come si chiamava questo qui, vabbè, non mi ricorderò. Comunque, a un certo punto hanno dato da mangiare del riso, questo riso non veniva mai, insomma, questa pentola di riso, il quintale di riso sono uscito, sorgeva sempre il riso. Pavoni, si chiama questo qua, il beato Pavoni. Quindi lui aiutava i poveri e Dio provvedeva con la sua provvidenza, i miracoli. A un altro il dono della profezia. Attenzione, profezia non vuol dire solo prevedere il futuro. Profezia vuol dire anche e soprattutto leggere il presente. Cioè, noi quando vediamo, per esempio, che le cose non vanno nel mondo, nella Chiesa, chi si scoraggia, chi si esalta, però non sappiamo se riusciamo a vedere veramente com'è la situazione, come si evolverà. Quando c'è il dono della profezia, uno riesce a leggere la realtà così com'è, della Chiesa e del mondo, e sa quindi prevedere nella luce di Dio come si evolverà. Poi ci sono anche altre forme di profezia, più spicciole, per cui uno dice, no, tu tu diventerai, che so io, sacerdote. Per esempio, quando era piccolino, oggi è Santo Alfonso Maria dei Liguori, no? Quando era piccolino, i genitori lo portarono a benedire da un altro santo, San Francesco del Geronimo, che si festeggia l'11 maggio, il quale era anche un profeta, un grande predicatore. E quando lo benedisse a quei tempi, no? Disse così, questo bambino cambierà più di 90 anni, diventerà vescovo e darà tanto onore, tanto lustro alla Chiesa. Tutte cose che si sono realizzate naturalmente. Che Sant'Alfonso per l'epoca di allora, che non c'erano le cardioaspirine e gli antibiotici, cambiarono a un anno, era una cosa rarissima. È diventato vescovo, dottore della Chiesa, santo, ha fondato un ordine religioso, un grande uomo del Settecento. Quindi la profezia non solo prevedere il futuro, ma leggere il presente in modo giusto. A un altro il dono di discernere gli spiriti, discernimento degli spiriti. È un carisma importantissimo questo. Perché? Perché il demonio delle volte si veste da angelo di luce e noi non lo riconosciamo, umanamente parlando, non lo riconosciamo. Per esempio, l'arte del maligno, qual è? Quella di far passare il bene come male e il male come bene. O anche di confonderci col male minore o col bene minore, col bene maggiore. Per esempio, noi, se una cosa, io devo uccidere una persona o no, lo sappiamo chiaramente qual è la volontà di Dio, no? Dio non vuole uccidere nessuno. Però
Però se ci sono due mali tra cui noi dobbiamo scegliere, quale dobbiamo scegliere? Il male minore, ma qual è il male minore? O addirittura se ci sono due beni, per esempio uno si deve sposare o si deve fare prete. Sono tutte e due buone queste scelte. Vi faccio un esempio. Un gruppo del rinnovamento dell'Umbria, un grande gruppo, tanta gente andava a pregare, eccetera. A un certo punto esce una persona che dice: noi dobbiamo fare un grande ospizio per i poveri. Secondo voi è una cosa buona o una cosa cattiva? Dovrebbe essere buono. Però per fare questo ospizio per i poveri ci volevano 2 milioni di euro. Questo gruppo era grande, avrebbero dovuto fare una mobilitazione, una raccolta, una lotteria, eccetera. Comunque si sono avventurati a fare questa cosa, è fallito tutto. Si è spaccato il gruppo, cause, espropri, litigi. Perché? Perché non basta che una cosa appaia buona. Tu devi capire se è la cosa che devi fare, che Dio vuole da te. Perché è chiaro che costruire un ricovero per anziani, per drogati, è una cosa buona. Ma è per te? La devi fare tu? Oppure io domani mi alzo e dico: io voglio andare con Don Cosma in Nigeria, voglio costruire un ospedale. È una cosa buona o una cosa non buona? È buona. Appare buona. Ma per me? Per me forse non è. Perché io non ho i soldi. Non, allora se Dio non me la chiede, io non devo fare le cose che mi piacciono a me, devo fare le cose che vuole Dio. Allora il discernimento degli spiriti è una cosa che viene come una lampadina che si accende, mi fa capire: attenzione, questa cosa sembra buona, ma non si deve fare. È un carisma, questo è importante. Mi torno a parlare. È una cosa importantissima, soprattutto per un gruppo. Per dire, un gruppo del rinnovamento progetta di fare missioni in tutti i paesi. È una cosa buona. Oppure io voglio fare una missione io proprio, da quando sono un grande carismatico, una persona stimata, so parlare, eccetera, ho 3-4 lauree, 10 lauree, non lo so. Allora non vado a fare la missione senza chiedere il permesso al parroco di Cacabotto. Secondo voi sarebbe bene andare a Cacabotto a fare la missione, tutti ascoltano la parola di Dio, tutti sono contenti, qualche miracolo succede sempre quando si annuncia il Vangelo, eccetera. Però non sarebbe buono. Non tutto ciò che sembra buono è buono. Noi dobbiamo fare quello che il bene che Dio vuole da noi, non il bene che immaginiamo o che vorremmo fare. E come si fa a discernere meglio degli spiriti? Naturalmente, ecco, c'è tutto un procedimento umano, c'è il dono del consiglio, uno si deve consultare i responsabili, deve consultare uomini di spirito, eccetera. Però delle volte c'è come un sigillo, tanto, arriva. Ed è il carisma del discernimento degli spiriti. Ti fa capire se una cosa è buona oppure no. Naturalmente quando arriva questo e ti dice che una cosa è buona, anche se è tutto il mondo contro, bisogna fare. Per esempio, Madre Teresa di Calcutta era suora di Loreto prima, dell'ordine di Loreto. Ma adesso iniziamo subito a fare qualche canto, iniziamo la messa. Allora, Madre Teresa, a un certo punto Cristo le apparve e le chiese di fondare un ordine suo.
le consorelle dicendo che era una pazza, la superiore dicendo che era una superba, la provinciale la mise in punizione. Lei aveva capito quello che era la volontà di Dio, quindi si mise contro tutti. E in quel caso aveva il discernimento. Però come capì che era veramente? Perché aveva visto Gesù? No. Perché poi lei a un certo punto, quando tutti le dicevano di no, però il padre spirituale suo gli diceva di sì. E lei scrisse al Papa e il Papa disse sì. Quindi uno può scavalcare i superiori, però ci deve sempre essere un'approvazione della Chiesa. Può essere anche il Papa, arriva al vertice, però non puoi mai fare di testa tua. Non so se. Allora, ricapitolando, non è superbo chiedere i carismi. I carismi sono dei doni di cui la comunità ha bisogno per evangelizzare e per crescere. I carismi Dio solo sa perché li dà in questo modo. Li dà a uno e non a un altro, glielo chiederemo a lui. I carismi sono essenziali perché un gruppo si dica delle nome. Non è la bellezza dei canti, non è la comunione, no, la carismaticità, perché quella che è venuta, lo specifico, per il nome del nostro Spirito.